Giuseppe Girgenti, si è formato presso l'Università Cattolica di Milano, dove si è laureato in filosofia nel 1989 sotto la direzione di Giovanni Reali, con una tesi sulla storia del platonismo. Insegna storia e filosofia antica e medievale all'Università di Milano del San Raffaele. I suoi studi riguardano il pensiero tardo antico e protocristiano. È autore di diversi testi scientifici, di cui vi cito solo l'ultimo, che sono veramente tanti i libri scritti da Giuseppe: Atene e Gerusalemme, una fusione di orizzonti, Il bue squartato in altri macelli, La dolce filosofia, Il ginnasio e il giardino. Mentre oggi, come ha fatto ieri l'amico Corrado, terrà una lezione magistralis intitolata 1914, epopea della decadenza. Anche tu ne farai un libretto come Corrado. Corrado vuole trasformare la sua di ieri in un libretto, perché ha scoperto che nessuno ha parlato di quell'argomento. Con molto piacere. Allora, noi siamo ora onorati. Da Voci della Storia usciranno due libretti di filosofia. Grazie. Intanto io vorrei esprimere la gioia di essere di nuovo qui a Seregno, come già l'anno scorso per la prima edizione del Festival Voci della Storia, per cui quando si viene invitati per la seconda volta vuol dire che la prima volta è andata bene, quindi diventa anche una tradizione. E poi vorrei anche esprimere un leggero imbarazzo nel dover parlare di storia contemporanea, in particolare del centenario dello scoppio della prima guerra mondiale, 1914-2014, perché è un ambito che effettivamente esula dai miei campi di studio. Mi occupo di mondo antico e tardo antico, e però ho accettato di fare questo intervento perché, insegnando anche storia antica, storia greca e romana, mi pare di poter applicare il criterio dell'analogia storica nell'affrontare la crisi dell'Occidente, quindi il tramonto dell'Occidente, per usare un'espressione del filosofo Oswald Spengler, che credo sia stato evocato anche ieri da Corrado Cone, appunto applicare l'analogia del tramonto dell'impero romano, quindi della crisi dell'impero romano alla fine dell'epoca tardo antica, il crollo del 476 d.C. e quello che ne è venuto dopo, rispetto alla crisi della civiltà europea, della civiltà occidentale europea, che è una crisi lunga, se è vero che ne parliamo ancora a 100 anni di distanza dal 1914, che si può considerare la data spartiacque, la data che effettivamente segna il crollo del mito, del progresso del mito, di una storia che va verso il meglio, di uno sviluppo della civiltà occidentale proiettato verso le magnifiche sorti progressive, che invece in quell'anno, il 1914, si interrompe bruscamente con un grande shock. È epocale lo scoppio della Grande Guerra, tutto sembra precipitare in una carneficina, in una inutile strage, per usare le espressioni del Papa Benedetto XV, che fu eletto pontefice proprio in quell'anno, 1914. Il percorso che volevo seguire, ma che invece... Sì, il percorso che volevo seguire, ma che invece non seguirò, era quello di far vedere le analogie tra il 1914 e il 2014, cioè far vedere come molti dei problemi che determinarono lo scoppio della Prima Guerra Mondiale sono ancora aperti, magari non gli stessi, però sicuramente ne siamo ancora eredi. In fondo la Prima Guerra Mondiale segna il tracollo dell'impero ottomano. Quello che ne è venuto dopo, il colonialismo britannico e francese nei territori ex ottomani, ex turchi, e poi le dittature dei vari frammenti dell'impero, quelle che abbiamo anche vissuto in tempi recentissimi, hanno poi liberato tutto questo grande mondo islamico che adesso preme alle porte meridionali e orientali dell'Europa, di un problema ancora risolto. Ma anche in fondo la Prima Guerra Mondiale finisce con la rivoluzione d'ottobre, con l'inizio del comunismo del 1917,
che si è concluso appunto con il crollo del 1989, eppure la fine del comunismo storico novecentesco non ha ancora risolto i grandi problemi aperti dalla riunificazione della Germania, dei popoli slavi che appunto in parte sono già entrati nell'Unione Europea, invece in parte ancora premono. Il caso dell'Ucraina che stiamo vivendo in questi giorni ne è emblematico, ancora diviso tra l'appartenenza al mondo, diciamo, europeo e l'appartenenza al mondo russo. Proprio a partire dal mondo russo avevo avuto la suggestione di commentare un breve racconto di Vladimir Solovyov, risalente al 1900, che è il racconto dell'Anticristo. Il racconto dell'Anticristo che parla appunto del 1900, cioè parla degli eventi di un secolo fa, eppure lo fa in maniera profetica con intuizioni che sono attualissime. Parla della formazione degli Stati Uniti d'Europa, parla della creazione di questa comunità europea, parla di questo presidente degli Stati Uniti d'Europa che poi diventa unico imperatore, che quindi appunto è la figura dell'Anticristo, che in realtà non è cattivo nelle intenzioni di Solovyov, ma è semplicemente portatore di un bene artefatto che luccica ma che non è vero oro. Però questa che era la mia idea poi è stata abbandonata, per rimanere sul tema che dà il titolo alla mia conversazione, Epopea della decadenza, cioè far vedere come le manifestazioni artistiche e letterarie di un'epoca molto spesso precedono, quasi sempre accompagnano e naturalmente anche seguono i grandi eventi della storia e quindi costituiscono un interessante radar per comprendere lo spirito profondo degli eventi di un'epoca. E quindi quello che vi proporrò sarà soprattutto una breve carrellata sulle manifestazioni artistiche, letterarie, naturalmente anche filosofiche, che hanno preceduto e accompagnato lo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914, praticamente a 100 anni esatti, perché l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo avvenne il 28 giugno del 1914, oggi siamo l'8 giugno del 2014, quindi il centenario sta per compiersi, da parte dell'anarchico Gavrilo Princip o Princip. Questo assassinio in realtà non è un fatto nuovo in quei decenni. Diciamo che l'uccisione di sovrani, di monarchi, era quasi all'ordine del giorno. Vi faccio qualche esempio: nel 1881 fu ucciso lo zar Alessandro II, nel 1894 fu ucciso il presidente della Repubblica Francese Carnot, nel 1898 fu uccisa l'imperatrice Elisabetta d'Austria, da noi naturalmente nel 1900 a Monza fu ucciso il re Umberto I, e nel 1901 anche il presidente americano McKinley subì la stessa sorte, per cui l'uccisione dell'erede al trono d'Austria in effetti si collocava in questa sorta di grande sensazione di crisi di secolo. E in effetti la variegata corrente letteraria che precede la guerra mondiale va sotto il nome di decadentismo. I 40 anni che precedono la Prima Guerra Mondiale, dal 1870 fino al 1914, furono per l'Europa un periodo di relativa pace. Di relativa pace e anche percepita come positiva, la Belle Époque, con grandi manifestazioni artistico-letterarie, eppure percepite dagli stessi intellettuali come decadenze, in contrapposizione al mito del progresso, al mito del positivismo che aveva caratterizzato la prima parte del 1800, dove l'impeto e la spinta della rivoluzione francese e poi del bonapartismo aveva in qualche modo proiettato l'Europa verso una prospettiva di progresso e di libertà e di liberazione. Invece dalla seconda metà dell'Ottocento la sensazione si inverte,
cioè da un lato effettivamente il progresso va avanti, la rivoluzione industriale si compie nella seconda fase, e però tutto questo dagli spiriti più acuti viene ribaltato in una sensazione di tramonto, appunto per usare l'espressione di Spengler prima ricordata, Untergang, caduta, tramonto dell'Occidente, des Abendlandes. Allora, il libro di Spengler, non mi soffermo perché già so che se ne è parlato, uscì nel 1918, quindi in effetti è il segnale esatto del capovolgimento del mito del progresso, l'idea che la civiltà occidentale è finita, è arrivata al suo tramonto e quindi in qualche modo travaserà in qualcos'altro i cui contorni ancora nel 1918, ma direi oggi nel 2014, non sono ancora chiaramente definiti. Ricordo che Spengler immagina la storia dell'Occidente in tre grandi fasi: la civiltà greca, che lui chiama civiltà apollinea della misura, poi la civiltà cristiano medievale, ma anche tardo antica, che lui chiama civiltà magica, cioè dove si smarrisce il senso della misura e si va verso una dismisura proiettata però nell'aldilà, e poi la civiltà moderna, che lui chiama civiltà austiana, appunto, che incarna il mito del progresso, dove la ricerca dell'infinito invece è nell'aldilà. Ed è proprio questa civiltà faustiana, secondo Spengler, che va in crisi in quel momento, dove questo mito del progresso va nel baratro, va nell'abisso, arriva appunto al suo tramonto, al suo crepuscolo. In realtà, almeno a 100 anni di distanza, il titolo del libro di Spengler, Tramonto dell'Occidente, si dovrebbe modificare, si dovrebbe dire che è il tramonto dell'Europa e non il tramonto dell'Occidente, perché in fondo dalla grande crisi, dalla grande guerra è venuta fuori la fine dell'Europa, cioè la fine dell'egemonia dell'Europa sul resto del mondo, la fine dei grandi imperialismi, la fine dei grandi imperi centrali, ma anche dei grandi imperialismi britannico, francese e naturalmente la fine dell'impero germanico, dell'impero austro-ungarico, dell'impero turco. E però non è finito l'Occidente, è finita l'Europa, sono finiti i grandi stati europei, i grandi imperi europei, perché dalla prima guerra mondiale emerge un'altra grande potenza occidentale che sono gli Stati Uniti, per cui con la prima guerra mondiale non è tramontato l'Occidente, è tramontata l'Europa, ma c'è stata l'alba di un altro Occidente che è appunto quello degli Stati Uniti d'America, il che ha fatto dire a un autore italiano, Geminello Albi, che il XX secolo è stato il secolo americano. Quello che Hobsbawm ha definito il secolo breve, potremmo definirlo il secolo americano. E allora questa sensazione di decadenza, di crepuscolo, ebbe la sua prima grande espressione in Francia, appunto con il movimento letterario che si sviluppò intorno alla rivista Le Décadent, il decadente, che cominciò a essere pubblicata nel 1884. Ed è lo stesso anno in cui Paul Verlaine pubblicò la sua raccolta dei poeti maledetti, Les Poètes Maudits, dove appunto le opere di Rimbaud e di Mallarmé trovarono spazio. E questo termine, decadenza, decadentismo, ben presto, da fenomeno letterario esclusivamente francese, passò a indicare quella sensazione generalizzata del crollo della civiltà borghese e dei suoi valori, del crollo della civiltà cristiana occidentale per come ancora sembrava incarnata nel mito della borghesia progressista. E quindi da un lato l'annullamento di tutti i suoi valori e dall'altro lato la possibile trasvalutazione di quei valori che avevano incarnato la civiltà europea. Ovviamente faccio riferimento poi all'espressione del filosofo Nietzsche, che in qualche modo come reazione a questo crollo del positivismo immaginò una trasvalutazione di tutti i valori in direzione superomistica, nichilistica e superomistica. Ma queste reazioni filosofiche, ancora prima di Nietzsche, avevano avuto in Schopenhauer
un grande interprete nel suo volontarismo, nel suo pessimismo. E dopo Nietzsche sicuramente furono incarnate anche dalla psicanalisi di Sigmund Freud. Con tutte le ramificazioni letterarie che dal superomismo nicciano, dalla psicanalisi e dalla psicanalisi freudiana abbiamo visto in letteratura, in poesia. Adesso faccio alcuni nomi, naturalmente in Italia D'Annunzio, Pascoli, Superuomo e Fanciullino, Fogazzaro, Svevo e Pirandello, cioè tutti autori che in un modo o nell'altro possono essere inquadrati nell'idea della decadenza, ovviamente secondo prospettive diverse. In generale questi autori cosa esprimono? Esprimono la loro estraneità, cioè l'estraneità dell'intellettuale, del filosofo e dell'artista rispetto al cosiddetto materialismo borghese, che sembra essere l'esito necessario del mito del progresso, un materialismo borghese. E quindi le direzioni, diciamo, poetiche del decadentismo a volte vanno nella direzione del simbolismo, pensate a Segantini, dell'estetismo che ha soprattutto in Inghilterra e in Gran Bretagna le sue massime espressioni, Walter Pater, John Ruskin e naturalmente Oscar Wilde, che tratta di Dorian Gray, diventa in qualche modo anche il manifesto dell'estetismo. In Francia prende le direzioni dell'impressionismo, grande stagione di Manet, Monet, Degas, Renoir, Pissarro, e del surrealismo, dove la rivolta contro il mondo materialista borghese prende le forme dell'amore, della follia, del sogno, tutti intesi come liberazione dal grigiore decadente della vita quotidiana. Il surrealismo in letteratura in Francia ha come suoi massimi esponenti Artaud, Breton, e nel cinema in Spagna soprattutto Buñuel. E in pittura Salvador Dalí, René Magritte e Joan Miró. Come vedete, vi faccio questi nomi per far vedere come questa sensazione di decadenza, quindi di crollo, è una vera e propria epopea letteraria, epopea artistica, epopea nel senso di un epos, cioè un grande movimento che va controcorrente, precedendo il grande crollo della prima guerra mondiale, in qualche modo anticipando. In Svizzera, nella neutrale Svizzera, tutto questo prende forma nel movimento dadaista. E a Zurigo nasce il Cabaret Voltaire per opera di Tristan Tzara, e poi naturalmente Marcel Duchamp è l'espressione maggiore, ma anche Julius Evola, grande filosofo che non a caso fu il traduttore del tramonto dell'Occidente di Spengler, fu dal punto di vista letterario un aderente alla corrente del dadaismo. In Italia la poesia esprime al meglio questa corrente decadentista, nell'ermetismo, nel futurismo e nel crepuscolarismo, dove l'espressione crepuscolarismo riprende l'idea del tramonto, cioè l'idea del crepuscolo. Quando parlo di crepuscolarismo penso soprattutto a Gozzano, che vede nel lunghissimo tramonto della letteratura italiana un esito inevitabile di un percorso iniziato con un mattino di una grande triade, Dante, Petrarca e Boccaccio, proseguito con un luminoso mezzogiorno in un'altra grande triade, Ariosto, Boiardo e Tasso, poi uno splendido pomeriggio, Goldoni, Parini, Alfieri, sono sempre tre grandi autori, un vespro, anche questo spettacolare, Foscolo, Manzoni, Leopardi, la grande triade del romanticismo ottocentesco, e infine il tramonto, il crepuscolo, che loro, questi autori, vorrebbero interpretare. Un mite e lunghissimo
crepuscolo, uno splendido tramonto, appunto una belle époque, eppure tramonto, cioè una sensazione della fine, della morte, accompagnata però dai bagliori bellissimi di un tramonto. E del resto l'arte dell'inizio secolo, della Belle Époque, alle manifestazioni del Liberty, l'Art Nouveau in Francia, Jugendstil in Austria, Bauhaus in Germania, la confraternita dei pre-raffaelliti in Gran Bretagna. È veramente un movimento che non ha nulla da invidiare rispetto ai grandi movimenti artistici del romanticismo, del rinascimento. Effettivamente questa epopea della decadenza è una grande epoca, è una grande svolta. E tutto questo precede il grande crollo del 1914, cioè sono fenomeni che riguardano i 40 anni precedenti. Quindi una grande epopea, un grande quarantennio che interpreta il senso del crollo. Un lungo periodo di pace, un lungo periodo di pace che dal punto di vista sociale però già manifestava alcuni sintomi di crollo. Per esempio la grande crisi economica, vedete anche come le analogie cominciano a farsi vedere rispetto ai 100 anni dopo. La grande crisi economica aveva sotto il nome di Grande Depressione, che durò dal 1871 al 1896 e che ovviamente trovò delle possibili risposte. Le possibili risposte furono il grande sviluppo del capitalismo britannico, il rilancio della grande industria, la seconda rivoluzione industriale e soprattutto l'impresa coloniale in grande stile della Gran Bretagna e della Francia, la grande colonizzazione dell'Asia e dell'Africa. Questo ovviamente si accompagnava alla nascita di una società di massa che però poteva fornire, diciamo, i soldati per queste grandi imprese e però fornì anche poi tutto quel personale militare che poi andò a morire a milioni nelle trincee della Grande Guerra. In quel quarantennio precedente le guerre erano soprattutto o guerre coloniali o piccole guerre locali, balcaniche, oppure magari riguardavano zone marginali come il conflitto in alcune zone di confine tra l'impero russo e l'impero turco ottomano. Ma sicuramente, politicamente ciò che emerge in maniera massiccia è la potenza prussiana, il secondo Reich guglielmino dopo l'unificazione della Germania ad opera di Bismarck. Il 1914 è l'anno della svolta, è l'anno in cui il crollo si fa palese. È il vero anno di inizio della guerra civile europea. Uso questa espressione non a caso perché il titolo di un fortunato libro di Ernst Nolte, uno storico tedesco considerato revisionista, che considera in maniera unitaria la prima e la seconda guerra mondiale e le considera un'unica guerra civile europea che inizia però per lui nel 1917 e termina nel 1945. La data che Nolte sceglie non è casuale ed è dovuta al fatto che lui interpreta i fascismi e i nazismi europei come reazione al bolscevismo, come reazione alla rivoluzione comunista leninista del 1917 che abbatte l'impero zarista. E quindi per questo lui sceglie il 1917 come inizio di questa guerra civile europea. Ma in realtà la data si dovrebbe anticipare di 3 anni, si dovrebbe anticipare proprio al 1914. Questa tesi ovviamente ha avuto grandi critiche e ci sono anche degli errori che però non è compito mio adesso svelare. Però si può, ovviamente non tutti sono d'accordo nel considerare le due guerre mondiali, i due conflitti come un unico conflitto, però possiamo fare un paragone
storico azzardato. Se pensiamo alla Grecia, alla fine della Grecia, in particolare alla guerra del Peloponneso, nei racconti di Tucidide e di Senofonte, questa guerra è una guerra quasi trentennale che inizia nel 431 a.C. e si conclude nel 404 con la sconfitta di Atene da parte di Sparta. E però i contemporanei non percepirono questa guerra così in questi termini di lunghezza, anzi la considerarono finita già 10 anni dopo nel 421 con la cosiddetta pace di Nicea. Allo stesso modo, secondo molto, la pace di Versailles può essere considerata, quella del 1919, un armistizio che in realtà prelude quella della seconda fase della guerra del secondo conflitto mondiale. Questo che vi dico è stato sostenuto anche da Luciano Canfora, che ha appena pubblicato un librettino per la Sellerio, gloriosa casa editrice di Palermo, la mia città, il Fiero, che si intitola appunto 1914. E Canfora tenta in questo libro un'operazione simile a quella che sto facendo io, cioè far vedere da un lato le analogie storiche con le guerre dell'antichità, con le guerre greche e soprattutto col crollo dell'impero romano, ma dall'altro analizza i fenomeni letterari che hanno accompagnato la prima guerra mondiale, il 1914. Allora, io vi ho fatto una carrellata sui fenomeni artistici letterari, però adesso prendo a prestito da questo librettino di Canfora due esempi letterari che riguardano proprio il 1914. Cioè due opere letterarie, una inglese e una tedesca, che narrano naturalmente in forma romanizzata o novellistica eventi collocabili in quell'anno. Il primo, ripeto, sto prendendo a prestito da Canfora, quindi sono esempi che fanno in questo libro. Il primo è Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, e in particolare il suo ultimo saluto, His Last Bow, l'ultimo saluto di Sherlock Holmes. Un racconto scritto nel 1917 da Conan Doyle, però ambientato nel 1914, in cui Sherlock Holmes e Watson sono ingaggiati dal regno britannico per rapire una spia tedesca, proprio nel 1914 alla vigilia dello scoppio della prima guerra mondiale. E il secondo autore è Thomas Mann, La montagna incantata, Der Zauberberg, pubblicato nel 1924, dove gli eventi, diciamo, del protagonista sono appunto ambientati nella Svizzera che precede la prima guerra mondiale, e appunto La montagna incantata si conclude con lui che va arruolato, si prepara a questo combattimento e naturalmente se ne prefigura la morte sul campo di battaglia, anche se questa non viene narrata. Cominciamo da Conan Doyle, da Sherlock Holmes. Io ogni tanto guardo il tempo per vedere di rimanere nei dati un po' più veloci. Allora, dicevo che nel suo ultimo saluto Sherlock Holmes ha catturato una spia tedesca, siamo poco prima dell'agosto del 1914. E Watson aiuta Sherlock Holmes a imbavagliare il tedesco in automobile, a legarlo, e dopo che la spia è stata immobilizzata, Sherlock Holmes dice ed esclama: si sta avvicinando il vento dell'est, caro Watson. E Watson risponde: ma come il vento dell'est? Fa caldo. E Sherlock Holmes ribadisce: si sta avvicinando il freddo, il pungente vento dell'est. Metta in moto, Watson, ormai è tempo di andare. Queste raffiche che arrivano ci faranno rabbrividire, però è un vento mandato da Dio. Passerà la bufera e verrà un mondo migliore. Ovviamente Conan Doyle fa riferimento alla bufera della prima guerra mondiale, e però interpreta la guerra, forse con una eco hegeliana, come una sorta di pulizia dei popoli.
cioè questa bufera farà piazza pulita delle scuole, e quello che ne verrà, forse si augura Curandoi nel 1917, quindi a guerra non ancora conclusa, quello che ne verrà è un mondo migliore. Questo era il primo esempio. Il secondo esempio, la montagna incantata. Tenete presente che Thomas Mann fu un autore abbastanza convinto della bontà tedesca nel corso della prima guerra mondiale, e qualcosa del genere lo esprime anche nelle sue considerazioni di un impolitico, nelle sue Betrachtung. Allora, la pagina iniziale e la pagina finale della montagna incantata esprimono in qualche modo questa crisi del 1914. Si dice che la storia è più vecchia dei suoi anni, e questa storia dell'Europa si divide in un prima e in un poi. E lo spartiacque è precisamente l'anno fatale, il 1914. Protagonista Hans Castorp, per imprecisati motivi di salute, va in un sanatorio in Svizzera, a Davos, appunto sede di questa montagna incantata. Per chi conosce le zone del cantone dei Grigioni, sono anche le stesse zone di Sils Maria, dove Nietzsche ebbe la folgorazione dell'Eterno Ritorno sul lago di Silvaplana. Sono anche, è anche il museo di Segantini, lì a St. Moritz. Io ho vissuto per 3 anni in Liechtenstein, per cui sono zone che conosco molto bene, ma anche il paesino di Mayenfeld, per cui si intrecciano in pochi chilometri tutte queste visioni, diciamo, della natura, che però rimandano a un mondo eterno, diciamo, a un mondo naturale eterno. E appunto a Davos Castor trascorre vari anni, si innamora, discute con gli altri personaggi, con Settembrini, l'umanista, fino a che tutti loro che stanno nel sanatorio vengono colti da una grande ebetudine, da una follia collettiva, che ovviamente è metafora dell'inizio della guerra, un tracollo psicologico generale, che si conclude col fatto che Castorp va via, si arruola, va in guerra, viene ferito, cade, anche se l'autore nell'ultima pagina gli augura grande fortuna, ma evidentemente presagisce la sua morte sul campo di battaglia. Qualcosa di simile Thomas Mann farà poi nel Dr. Faustus, ambientandolo appunto nel 1939, allo scoppio della seconda guerra mondiale, incarnando nel protagonista le fattezze di Nietzsche, come è abbastanza chiaro. Questi erano i due segnali, diciamo, letterari che Canfora ricordava, però sarebbe opportuno anche ricordare qualche storico, perché gli storici sono anche coloro che poi effettivamente raccontano le vicende per come si sono sviluppate. Ne cito, ne ho già ricordati due, Nolte e Obstow, ne cito un terzo francese, Fernand Braudel, che sul 1914 dice quanto segue. L'Europa era sull'orlo del socialismo, ma anche della guerra. In pochi giorni, in poche ore, per fare riferimento ai giorni del fine luglio e inizio agosto del 1914, l'Europa precipitò nel baratro. Ovviamente il baratro è non solo la dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia, ma soprattutto il coinvolgimento della Germania guglielmina e l'invasione del Belgio, che è il grande shock dell'Europa, l'invasione del Belgio il 4 agosto del 1914. Tenete presente che il Belgio era uno stato neutrale e aveva la neutralità garantita, eppure i tedeschi violarono la neutralità del Belgio per attaccare la Francia alle spalle. È quello che va sotto il nome di stupro del Belgio nei manuali di storia contemporanea, e che determinò da parte anglo-americana una grande propaganda antitedesca, che in Germania determinò la reazione degli intellettuali tedeschi. Mi mantengo sul piano
sul piano intellettuale, letterario, perché adesso vediamo come appunto gli intellettuali reagiscono non in maniera letteraria, ma in maniera impegnata allo scoppio della guerra tra pacifisti e interventisti. In Germania quasi tutti gli intellettuali, filosofi, scienziati, soci, non tutti, ma quasi tutti, diciamo, fanno un appello al mondo della cultura, Aufruf an die Kulturwelt, il cosiddetto manifesto dei 93, per difendere la scelta interventista della Germania. Il Belgio fu stuprato appunto nel mese di agosto del 1914. Il 25 agosto fu data alle fiamme la biblioteca di Lovanio. I tedeschi con taniche di benzina bruciarono appositamente più di 300.000 volumi della biblioteca di Lovanio, ivi compresi manoscritti medievali. Ed è interessante notare che tra le clausole della pace di Versailles fu imposta alla Germania la ricostituzione libro per libro di tutti e 300.000 volumi della biblioteca di Lovanio. Peccato che poi nel 1900, nella seconda guerra mondiale, la bruciarono di nuovo. Cioè, dopo aver ricostituito la biblioteca, la biblioteca di Lovanio subì la stessa sorte per la seconda volta. Però vediamo questo manifesto degli intellettuali. Quanto tempo ho ancora? Magari altri 10 minuti. Allora, salto molte robe, eventualmente poi le lasciamo per il librettino, per il famoso. Sì, sì, bravo. Volevo farti una proposta. Se non riesci a funzionare, se non riusciamo a terminare tutto il discorso, perché mi sembra che l'hai preparato veramente in modo... Siamo a metà, io vedo qui e siamo a metà. Io li vedo attenti, ma un po' provati. Quindi arriviamo fino alla fine del nostro tempo. Visto che comunque lo tradurrai poi in un libretto, visto che hai citato Canfora, noi a settembre, ottobre vogliamo con il professor Carlini fare poi un discorso più diluito nei mesi invernali. Quindi io ti rinviterei per terminare questa lezione insieme a Canfora. Potremmo presentare questo volume che è appena uscito, 1914. Esatto. Anche perché a settembre, ottobre saremo proprio all'inizio della prima guerra mondiale, quindi saremo proprio dentro. Certo. Quindi io ti rinviterei insieme magari a Canfora, adesso mi sento con Franco, per vedere di fare questa cosa. Tu e Canfora, tu finisci il tuo discorso. Allora mi avvio verso la conclusione con questo manifesto degli intellettuali tedeschi, per far vedere come effettivamente molti furono coinvolti anche in buona fede, in ottima fede, magari per poi pentirsene dopo ovviamente la catastrofe del Terzo Reich. Questo manifesto fu sottoscritto per difendere la Germania, per smentire le responsabilità della Germania nella prima guerra, e ogni paragrafo inizia con "Es ist nicht wahr", non è vero. Non è vero che la Germania ha la responsabilità dell'invasione del Belgio, non è vero che ha distrutto opere d'arte, semmai sono i belgi che opponendo resistenza, facendo attentati, provocano le rappresaglie. Non è vero che i tedeschi hanno mire imperialistiche, cioè è tutto così, esiste nicht wahr. E pensate, fu firmato dal teologo Adolf von Harnack, dallo storico dell'arte Adolf von Hildebrand, il padre del più noto filosofo Dietrich von Hildebrand. Fu firmato dallo storico Eduard Meyer, che pure è uno dei grandi autori che Canfora cita sempre, dallo scienziato Max Planck e dal filologo classico Ulrich von Wilamowitz Möllendorf. Ci sono però almeno due personaggi, uno scienziato e uno filologo, che si rifiutarono di sottoscrivere questo manifesto, e furono Albert Einstein, che poi da ebreo fu costretto anche a emigrare durante il Terzo Reich, e l'altro grande filologo classico, Hermann Diels, l'autore della raccolta dei frammenti dei presocratici, in tre volumi insieme all'altro Walter Kranz. Se Wilamowitz Möllendorf firmò, invece Hermann Diels non firmò. Mi fermo qui, anche perché il tempo è finito. Quello che però non ho fatto, e che lascio così come,
come diciamo traccia che sviluppo nel libro e poi magari nell'altra conferenza dirò, è invece cioè io ho detto ciò che ha preceduto, ciò che ha accompagnato dal punto di vista letterario, invece volevo fare come terza parte ciò che prefigura quello che verrà dopo. E volevo riferirmi per far questo due grandi esempi dell'antichità, cioè il crollo della Grecia, appunto la guerra del Peloponneso, e Platone che nella Repubblica prefigura una Repubblica ideale, che da un lato non salva la Grecia però crea un mondo nuovo. E dall'altro Sant'Agostino che è la città di Dio, scritta dopo il crollo dell'impero romano, appunto arriviamo al crollo dell'impero romano, certo non salva Roma, non salva l'impero romano dal crollo, ma prefigura quello che sarà il mondo dei mille anni successivi, cioè la Chiesa, lo scontro tra Chiesa e impero e la città di Dio, diciamo, sparsa su questo terreno. E appunto quello che manca, forse, quello che manca in questi 100 anni, in questo secolo, è un Platone, un Sant'Agostino, cioè un grande autore che interpreti la crisi da un lato guardando le radici della nostra civiltà, però dall'altro prefigurandone una nuova, quella che verrà, che è in fondo il compito della filosofia. Diceva che la filosofia nasce come la civetta, leva il suo volo come la civetta di Minerva, la nottola di Minerva sul far del crepuscolo, quando tutto è compiuto, eppure nel tramonto, nel crepuscolo, annuncia l'alba che verrà, ed è un'alba che ancora non vediamo, però di cui abbiamo urgentemente bisogno. Grazie. Io penso di aver tradotto bene, no? Questo argomento è talmente interessante, talmente bello, che non può essere siate contenti che lo continueremo. Potrete scaricare da domani, mi dicono le ragazze, la lezione di oggi per tenere a mente. Dimmi, Mercantile. No, finisci, poi volevo dire. Sì, per tenere ripassato l'argomento fino alla data di cui termineremo questo bellissimo argomento che tu hai introdotto in modo magistrale proprio. Adesso Bianca Maria vuole farti una domanda. No, proprio una domanda, visto che poi c'è questo rinvio e avevo qualche riserva sul fatto che lei includa, e in maniera un po' semplificata, la psicanalisi insieme ad altri movimenti, perché non sarei d'accordo sul discorso del decadentismo riferita alla psicanalisi. Non dimentichiamo che in quel ventennio c'è la grande virata freudiana dalla seconda dottrina, c'è cioè quello scritto incredibile che è al di là del principio di piacere, quindi io lì sarei un po' diversamente. In realtà quando citavo Freud avevo in mente l'interpretazione filosofica che pensa Freud, Nietzsche e Marx, accomunati nell'idea di maestri del sospetto, che sospettano appunto della positività della ragione come unico motore della storia. Mentre Freud svela appunto la libido, l'inconscio, appunto Nietzsche la volontà di potenza, Marx la sovrastruttura. C'è la valorizzazione delle pulsioni, la questione delle due pulsioni, quindi direi che lì possiamo guardare quasi al contrario, non complessivismo. Ci sono degli scritti incredibili che oggi sono di un'attualità, dove Freud sicuramente evidenzia il disagio della civiltà, il monoteismo o analisi dell'io, psicologia delle masse, che sono assolutamente attuali, ma dove direi che non serpeggia un pessimismo, un decadentismo. Direi che c'è qualche cosa che invece andrebbe letto, perché altrimenti diamo ragione a chi ritiene che la psicanalisi sia morta e l'inconscio con lei. Certo, ma io sono perfettamente d'accordo con quello che dice, anzi nella estrema sintesi naturalmente ho fatto delle forzature semplificatorie proprio per dare l'idea di questa grande epoca che ha questi grandi personaggi che la interpretano, cioè che veramente grandiosa, se uno ci pensa, come ampiezza filosofica, storica, letteraria, artistica, scientifica, eccetera. Cioè veramente un grande momento. Un grande momento che però ha questo 1914 come grande shock, e quel taglio lì, no? Magari in quell'occasione si può anche riprendere qualche cosa. Posso fare anche una domanda? Dunque,
il secolo, il 1900, il decadentismo, e adesso? Adesso, dove sono, quali sono i movimenti letterari, scientifici? Adesso è considerato una decadenza, consideriamo il nostro attuale, il nostro presente decadente? Diciamo una trentina di anni fa era stata creata la categoria di postmoderno per interpretare il mondo attuale, cioè un mondo che viene dopo la modernità e che non può far altro che raccogliere i pezzi e i cocci di quello che è stato in modo frammentario. Però quello che è sicuro è che il mondo attuale dal punto di vista filosofico non ha una direzione chiara. La filosofia contemporanea, cioè di oggi, è veramente frammentata in infinite correnti. E perché questo? Perché probabilmente siamo veramente in una fase in cui la decadenza non è ancora compiuta, ma è in atto. Noi siamo all'interno di questo tramonto. Il tramonto non è stato nel 1914, è durato per altri 100 anni, e noi siamo ancora all'interno di questo tramonto, per cui la notte non è ancora arrivata, tantomeno l'alba. Per questo dicevo che c'è bisogno di filosofi che quasi come dei profeti guardino avanti, gli storici guardano indietro, però se la storia può essere maestra di vita, lo storico è un profeta che guarda indietro, il profeta è uno storico che guarda avanti, sono i filosofi quelli che hanno questo compito. Quindi si sente l'urgenza di una grande nuova sintesi, quantomeno che prefiguri il mondo che verrà, che sarà naturalmente un mondo multipolare dove però forse si può trovare un equilibrio tra grandi macro aree e macro civiltà del pianeta, per cui l'Europa deve trovare una sua unità, il mondo islamico deve trovare una sua unità, il mondo cinese, il mondo indiano, il mondo sudamericano, cioè grandi macro aree uniformi per lingua, per religione, per cultura, che però politicamente devono trovarsi in una riforma dell'uomo, naturalmente. E forse religiosamente in una sorta di religione delle religioni che riunifichi le confessioni cristiane, che trovi le forme di convivenza tra islamici ed ebrei, naturalmente le forme religiose dell'estremo oriente, dell'induismo, del confucianesimo, delle religioni, perché guardate che ogni grande civiltà, oltre che una lingua, ha anche una sua religione che le incarna. Questo è stato ben messo in luce da un grande storico inglese che è Arnold Toynbee, che appunto un'opera colossale, Stadium History, identifica le grandi civiltà, sia quelle del passato ma soprattutto quelle attuali, e prefigura appunto per il futuro una ridefinizione secondo queste macro aree che sono le civiltà, il vero cuore della storia. Cioè, il vero cuore della storia e il motore della storia non sarebbero gli stati, ma appunto le grandi civiltà. Una domanda, più che una domanda, una raccomandazione. Perché ieri sera non ho avuto possibilità di fare questo intervento, cioè di tener conto quando si fa un discorso sulle cause della guerra, eccetera, o sul pensiero, anche di chi era contro la guerra, perché a me ha fatto venire in mente quando ha parlato di Lovanio, che era una cosa che non sapevo, e la ringrazio. Un altro particolare, il Partito Socialdemocratico Tedesco, è il più forte partito socialista in Europa, vota i crediti di guerra, che è una notizia che Lenin ritiene falsa, nel senso che non è possibile che il Partito Socialdemocratico Tedesco possa, in realtà era vero, proprio perché era tutto collegato a quel discorso che faceva sul movimento. Ecco, io volevo sapere, non c'è più tempo, però di tener conto di queste correnti di pensiero che non erano per la guerra, cioè che pensavano che si stava andando in una direzione sbagliata, certo. Si andava verso il disastro. Grazie. Le rispondo in maniera telegrafica, verissimo quello che lei dice, probabilmente la voce più forte che si levò contro la guerra fu quella del Papa, di Benedetto XV, e però, nonostante questo, l'essere
contro la guerra veniva interpretato come essere dalla parte, per esempio, dell'impero austriaco, perché essere contro la guerra da parte del Papa significava difendere il grande Stato cattolico, l'impero austro-ungarico, difendere l'Austria contro l'Ungheria, per cui era difficile essere contro la guerra presentandosi come neutrali. Essere contro la guerra significava essere a favore degli austriaci, per cui era complicatissimo il ruolo anche di chi era contro la guerra. Poi in Italia abbiamo avuto naturalmente Mussolini, che fino in quel periodo era ferocemente contro la guerra, e poi fece l'unico brusco, che aveva capito era Giolitti, che diceva per la guerra è meglio non farlo. Credo che abbiamo concluso. Sì, io non so se vuoi dire ancora qualcosa, abbiamo ancora 5 minuti, quindi ci sono altre domande su quello di cui abbiamo parlato fino adesso, e poi rimandiamo a settembre per terminare, così ne possiamo parlare più a fondo, possiamo entrare un po' più a fondo anche nelle dinamiche che poi seguirono. Cioè, una lezione di filosofia su un argomento come la Grande Guerra non è un argomento che si può esaurire ampiamente in un'ora, soprattutto perché tu hai deciso, non come Corrado ieri, come si erano posti i filosofi di fronte alla Grande Guerra, che gli è stato, no, non dico facile perché comunque non lo era, ma tu hai deciso di fare l'epopea della decadenza, quindi partendo dal 1914 ad andare ad oggi, e quindi sono 100 anni di cui dobbiamo parlare, cioè quello che hanno, cosa è successo e cosa ha generato, quindi io direi che spezzarlo in due puntate è la cosa migliore. Cosa mi dite? Intanto seguiamo gli eventi della storia. Intanto vediamo che cosa succede, perché in Ucraina lì stanno andando avanti. Quindi... Ecco, una cosa che su questo molti si sono spesi già da gennaio, e far vedere tutte le analogie che oggi nel 2014 ci sono rispetto al 1914, dal punto di vista geopolitico. Cioè vedere cos'è la Russia di oggi rispetto alla Russia zarista di allora, vedere cos'è la Germania di oggi rispetto alla Germania guglielmina di allora, vedere cos'è la Gran Bretagna e l'impero britannico oggi rispetto all'età vittoriana, vedere il mondo islamico rispetto all'impero ottomano come è oggi frammentato e come preme. Ci sono tantissime questioni che effettivamente ci pongono oggi uno scenario non identico, ma quantomeno analogo a quello del 1914, e quindi ci auguriamo che quello che verrà dopo non sia analogo a quello che c'è stato negli anni successivi al 1914. Telegrafico, aggiungo, i Balcani sono lì perché ci sono ancora i nostri soldati, sono le parli, ma il giorno che partono non so cosa può accadere. Nessuno parla di ritirare i militari dai Balcani, chissà perché. Bene, grazie a tutti voi dell'attenzione e buon proseguimento.